Facebook. Che insieme a me stasera condurrà questo speciale amministrativo per Celle Messapica, Massimiliano Martucci. Grazie, sempre disponibile, sempre gentilissimo con la nostra testata. Prima di presentarvi gli ospiti, io voglio raccontarvi ancora una volta l'uso benedetto della mascherina. Signori, non c'è niente da scherzare. Notizia ufficiale arrivato, il comunicato stampa da parte della Regione Puglia. Oggi in Puglia abbiamo 145 positivi e tra l'altro anche a Celle Messapica, notizia sempre di oggi, confermata anche dalla parte della commissaria prefettizia dottoressa Cicoria, c'è un caso, non sappiamo se è uno o due casi, quindi attenzione ed occhio questa benedetta mascherina, perché ogni giorno non è solo un caso, 140, l'altro giorno erano 80 e così a seguire. Bene, grazie a tutti quanti, grazie in modo particolare agli ospiti che io adesso vi presenterò. Abbiamo usato una formula diversa, questa volta in questa trasmissione abbiamo invitato persone, candidati, consiglieri che non sono stati mai candidati nella vita amministrativa di Celle Messapica. Per la prima volta vogliamo sentire da loro quali sono le idee, quali sono i programmi. Ecco, noi abbiamo fatto gli inviti ai candidati sindaci, abbiamo chiesto, abbiamo detto mandaci una rappresentanza. I candidati sindaci hanno proposto i signori Antonio Gioia per Francesco Locorotondo, candidato sindaco. È una cosa bella, sentite qua, Giovanni Gioia, candidato per Palmisano sindaco. Luciana Gioia, candidato per Giusi Resta sindaco. Abbiamo finito, abbiamo tre Gioia. Vincenzo Intermite, candidato per Vitale, e Daniele Verusio, candidato per Piero Piccoli. Buonasera a tutti e benvenuti. Gli amici ricorderanno che il 2 ottobre del 2019 cadeva il sindaco Caroli, veniva sfiduciato il sindaco Luigi Caroli, sindaco per la città di Celle Messapica per 9 anni e qualche mese, veniva sfiduciata da 9 consiglieri, 7 consiglieri di opposizione e 2 consiglieri che facevano parte della loro rappresentanza. E quindi il 2 ottobre veniva, il 3 ottobre chiaramente veniva commissariata la città di Celle Messapica con alla guida la dottoressa Cicoria. Ringrazio ancora Massimiliano Martucci, ripeto, ci saranno interventi precisi da 2 minuti per ognuno degli ospiti e la regia dopo i 2 minuti dovrà staccare e avvisarci. Grazie ancora Massimiliano, a te la linea. Grazie, grazie Rocco, grazie agli ospiti, grazie a chi ci sta seguendo sui social e in televisione. Io volevo fare una domanda a Rocco prima, non c'erano altri candidati Gioia negli altri 2 coalizioni che potevamo invitare? Massimiliano, non lo so, 3. Potevamo fare tanta gioia nello studio. Bene, gioia. Vai avanti. Noi possiamo
iniziare subito con i nostri 5 candidati. Inizieremo a fare domande da il primo, che è Antonio Gioia, poi a turno vi daremo la parola per primi, in modo tale per la par condicio. Io vi chiedo di presentarvi, di dirvi chi siete, cosa fate e perché vi candidate, quindi 2 minuti a testa, possiamo iniziare. Prego Antonio. Buonasera, grazie dell'invito. Mi chiamo Antonio Gioia, 46 anni e dipendente di Poste Italiane con la mansione di direttore. Sposato con un figlio. Mi candido nella lista di Cedia Civica a supporto del candidato sindaco Francesco Locorotondo. Una scelta tranquilla, una scelta non forzata, una scelta per dare un contributo nuovo. Un contributo che possa servire alla nostra città per insomma, alzare il livello di qualità di vita, perché noi, se la popolazione ci darà la possibilità di amministrare, saremo un'amministrazione molto vicina a quelle che saranno le problematiche dei cittadini, saremo un'amministrazione molto dedita all'ascolto, saremo un'amministrazione molto attenta a quelle che saranno tutte le sfaccettature, tutte le iniziative rivolte al miglioramento sia della qualità di vita, sia all'innovazione e a tutto quello che potrà essere inerente il miglioramento della macchina amministrativa. Quindi noi concorriamo con 3 liste, con Lega Salvini, Celia Civica e Celia Sceglie, 3 liste di persone nuove, 48 candidati, di cui 46 per la prima volta che si candidano al Consiglio Comunale, lista di persone molto, molto attente, molto alle problematiche quotidiane, persone che hanno voglia di fare, persone che hanno voglia di mettersi a disposizione come servizio. Intendiamo la politica noi come servizio e non come mestiere. Quindi siamo pronti a questa sfida. Abbiamo un ottimo candidato, un candidato abbastanza molto preparato sia a livello amministrativo sia a livello una persona molto. Purtroppo il tempo, Rocco. Bene, sì, vai benissimo, così usiamo anche questo sistema, così. Usiamo questo sistema, facciamo vedere un attimino la coalizione di, sì, Francesco Locorotondo con i 3 simboli e così faremo per tutti quanti. Bene, grazie. Andiamo avanti. Giovanni Luigi Gioia. Grazie. Buonasera a tutti, grazie direttore Monaco per l'invito e per questa per questo consesso, per questo confronto, dove noi candidati consiglieri, componenti di una squadra, possiamo esprimere quello che ci ha portato fino a questo punto, quello che ha portato la nostra squadra fino a questo punto e quello che vogliamo portare di nuovo in questa città. Sono Giovanni Luigi Gioia, ho 22 anni, e sono studente, lavoratore e mi reputo un grande sognatore. Faccio volontariato. Che lavoro, scusa? Come? Che lavoro? Sono dipendente da Unicredit Banca. Faccio volontariato, sono volontario praticamente da sempre, membro di Azione Cattolica. Mi candido essenzialmente per 3 ragioni. In primis la responsabilità che i giovani hanno nella società e soprattutto nella politica. Mi candido perché abbiamo bisogno di persone che sappiano reagire, essere la corrente in un mondo che cambia, la pervasività delle tecnologie digitali, l'emergenza climatica, così come la necessità di essere più vicini alla gente e infine, lasciatemelo dire, un po' diventata un po' di freschezza, un po' di novità, un po' di menti che bollono e che portano nuove idee, nuove opportunità con i giovani, dai giovani e per i giovani. Mi candido con la coalizione di Angelo Palmisano perché credo
fortemente in Angelo e credo fortemente in Luigi Caroli. Sostengo la candidatura di Luigi Caroli alla Regione Puglia e soprattutto perché Angelo è stato capace di formare una squadra coesa, forte e altamente competente. Va bene. Bene, candidato sindaco Angelo Palmisano, rivediamo le liste. Io sto con Palmisano, prego la regia di mandarmi in onda. Ecco qua. Io sto con Palmisano, Città del Fare, e poi Palmisano sindaco, insieme per Celle Palmisano sindaco. Noi ci siamo, Palmisano sindaco e Fratelli d'Italia, Palmisano sindaco. Queste le cinque liste per Angelo Palmisano. Sì, Luciana, gioia, due minuti, chi sei e perché ti candidi? Anche da parte mia, grazie per l'invito, mi chiamo Gioia Luciana, mi candido come consigliere comunale per le amministrative con sindaco Giusy Resta. È la prima volta che mi presento alla politica locale come candidata. Io vivo a Celle con mio marito e i miei figli, lavoro da più di 10 anni come impiegata amministrativa, ho lavorato per varie realtà economiche locali medio-grandi. Ho accettato di candidarmi perché credo fortemente in un progetto, credo in un progetto che merita, a mio parere, un'opportunità. Mi lega alla mia candidata un rapporto di lunga data, abbiamo una condivisione di tanti valori, condividiamo dei valori comuni. E io vedo in lei un punto di riferimento come donna, come moglie, come mamma e anche come avvocato. E mi piacerebbe che lo diventasse anche per la comunità, tra l'altro Celle avrebbe per la prima volta una sindaco donna. E noi ci candidiamo con 3 liste, quindi 48 candidati, la maggior parte di noi tutti nuovi, lontani dalle dinamiche politiche attuali, lontani da qualunque altro rapporto, ecco, con la politica odierna. Non ci identifichiamo in alcun partito, ad oggi ci candidiamo quindi con 3 liste civiche, metteremo in campo tutto quello che abbiamo, il background culturale, background culturale, capacità, competenze. Cercheremo di guardare al futuro con occhi nuovi, non faremo nient'altro che mettere in pratica quello che finora abbiamo enunciato durante la campagna elettorale, nulla di più. Bene, candidato sindaco Giusy Resta, 3 liste, Giusy Resta sindaco, noi con Resta sindaco e Celle Futuro con Giusy Resta. Ricordo agli amici che ci stanno seguendo in diretta, sono le ore 18:49. Questo programma sarà replicato sui nostri canali televisivi visibili in tutta la Puglia e in meridione d'Italia, questa sera alle 21 e dopo alle 23 e domani alle 14. Ripeto, i nostri canali 531 in HD e 810 sempre del canale digitale terrestre. Sì, mancano 2, vediamo, rimaniamo sulla stessa domanda perché mi sembra la domanda migliore. Vincenzo Intermite. Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. Sono Vincenzo Intermite, sono candidato per la prima volta in consiglio comunale con la lista Radici d'Impegno per Isabella Vitale sindaco. Ho 35 anni, vivo e lavoro a Celle. Mi occupo di progettazione grafica, sono un grafico e sono anche una guida ambientale escursionistica, quindi mi occupo anche di escursionismo e quindi territorio. E questa è la prima volta che mi candido, nonostante comunque una militanza a sinistra da sempre, però è la prima volta che mi candido e credo fortemente in questo progetto. Mi candido soprattutto appunto per questo. Mi candido per tutto il territorio di Celle. Credo fortemente nel territorio di Celle, come appunto dice questa mappa, e in quelle che sono le peculiarità di un territorio valorizzato, che deve essere valorizzato a 360 gradi, quindi non solo il centro storico, ma un po' tutto il territorio, e credo fortemente in questo progetto proprio per questo. Penso che la lista Radici d'Impegno, col suo programma e con la nostra espressione che è Isabella Vitale, riesca a coniugare appunto tutte quelle peculiarità e dinamiche che questo territorio ha.
parliamo di progetti, parliamo di progettualità, parliamo di ambiente, mobilità sostenibile, che è un tema che io ho a cuore, parliamo di sociale, l'intervento appunto da un punto di vista dei servizi sociali nei giovani, parliamo in uno snellimento appunto di quella che è la macchina amministrativa, ma non solo nelle parole ma anche nei fatti. Crediamo appunto in un territorio che ha delle peculiarità, ci dobbiamo riappropriare appunto del senso di comunità che noi abbiamo, e per questo credo appunto in questo progetto, e penso che Isabella Vitale possa un po' raccordare tutti questi punti. Corriamo con un'unica lista, ripeto, siamo un'espressione comunque di sinistra, una lista abbastanza giovane, con anche persone con esperienza, perché anche quella serve. Grazie. Bene, grazie candidato sindaco Isabella Vitale, li vedo belli tutti tranquilli stasera, beati, io spero che il prossimo consiglio comunale sia così pacato su argomenti seri, perché insomma abbiamo visto delle scene veramente indescrivibili, quello che accadeva nei consigli comunali. Ecco, stasera una bella trasmissione, sono giovani che non hanno fatto mai pure, che non sono mai candidati in alcuna competizione elettorale, e li stiamo conoscendo e scoprendo stasera. Qualche notizia, io mi permetto di dare qualche notizia, perché non è che parliamo di bruscoline, parliamo di un bilancio di circa 15 milioni di euro all'anno, 15 milioni di euro all'anno per 5 anni, sono 75 milioni di euro da gestire, oltre sicuramente tutti i soldi che arriveranno dai soldi della comunità europea. Non è certamente uno scherzo, e come ogni buon padre di famiglia questi soldi devono essere equilibrati e spesi in un modo oculato. Vai. Sì, io vuoi un'idea da parte mia come spendere i soldi, o posso fare un'altra domanda? No, faccio un'altra domanda. Come spendere i soldi? Come spendere i soldi? No, non mi sono candidato, non mi ero preparato a questa risposta, scusami. Vai. Daniele Verusio, chiudiamo e poi ti dico come spendere quei soldi. Sì. Buonasera, grazie per l'invito, sono Daniele Verusio, ho 60 anni e ringrazio soprattutto per il giovane. Sono stato lontano da Celli un po' di anni perché ho avuto occasione di lavorare in vari posti, in Italia e all'estero, quindi ho accumulato parecchie esperienze, diciamo, nel mondo degli affari. Sono tornato a Celli per motivi strettamente personali, e a gennaio sono stato coinvolto da alcuni amici per impegnarmi nella vita politica di questo paese, pur con mille dubbi e paure, anche perché mi emoziono facilmente, si vede forse, e ho accettato la sfida. Ovviamente non è una sfida semplice, perché il paese a mio avviso può fare bene e meglio, perché ha delle eccellenze, ha delle persone di qualità, e quindi confido in un cambio di marcia, soprattutto perché non ci siamo, cioè aver avuto il Covid avrà un impatto anche su Celje. Dovessi pensare solo all'economia celliese, che è fatta in maggioranza di turismo, ristorazione, e che hanno avuto chiaramente serissimi problemi, avendo potuto lavorare molto poco. Mi presento con il candidato sindaco Piero Piccoli, che fino a pochi mesi fa conoscevo solo di nome, ma non mi era capitata una conoscenza personale, e quando insieme ad altri amici cominciavamo a pensare a chi candidare e chi trovare che potesse rappresentare un progetto innovativo o comunque di sviluppo per il paese, mi hanno presentato Piero Piccoli e mi hanno detto: guarda, è un giovane, capace, e poi ha delle qualità, perché è uno tenace, sta lì sul pezzo, si impegna, è preparato, è un giovane avvocato, e che chiaramente ha anche una struttura culturale importante. E l'ho incontrato senza alcun tipo di pregiudizio, perché voglio dire, è la prima volta che lo vedo. Ce lo racconti dopo come è andato a finire. Certo. E allora ho sposato la sua causa. Bene. Il conta secondi di qua. Non ho capito, scusi. Non si vede? Ma era finito il conteggio? No. Vabbè, scusate. Per la Rai e Mediaset, guarda, ci stiamo organizzando. No.
Grazie. È candidato sindaco Pietro Piccoli, Partito Democratico, obiettivo Ceglie e Rigenera. Rigenera, ricorderete che era stata esclusa nella prima dalla commissione elettorale, poi c'è stato un ricorso al TAR, che lo dava perdente, Consiglio di Stato invece l'ha riconosciuto, quindi adesso anche l'avvocato Piccoli ha le sue belle tre liste. Prima di passare a Massimiliano la parola per l'altro giro, ci deve rispondere come spenderebbe lui i soldi, però te lo do io una chicca. Praticamente per prestazioni e servizi il Comune di Ceglie spende circa 9.205. La voce più importante sicuramente è quella della spazzatura, come in ogni comune. Come ogni comune. Problema, poi c'è personale, immagino. E purtroppo dobbiamo riconoscere che Ceglie ha un bruttissimo dato per quanto riguarda la raccolta differenziata. Con queste chicche io gli devo dare questa informazione perché gli amici che ci stanno seguendo da casa devono capire di che cosa stiamo parlando. A te Massimiliano. Sì, io ho due minuti per rispondere, non sono candidato. Come spenderei i soldi? Come spenderesti i soldi? Sicuramente infrastrutture e fare in modo di investire per eliminare, come si può dire, gli ostacoli perché si crei impresa sul territorio. Ma non sono candidato, fortunatamente. Faccio altro. Bene, io andrei avanti con l'altra domanda, se per te va bene. No, per me tu io da solo 20 anni di giornalista professionista 10 anni. Vai avanti, io sono giovane. Nuovo pivella vai, ho fatto sempre l'alberghiero, va io, bene vai. Mica è poco. Giovanni Luigi Gioia, iniziamo da te. Io so che voi avete studiato, siete venuti qua con delle tesine bellissime che ci avete presentato, però io farò delle domande abbastanza generiche che non necessariamente sono domande facili a cui rispondere. Infatti la domanda che mi sto facendo è se ci potete descrivere in due minuti sinteticamente qual è il programma del vostro candidato sindaco. Sei preparato? Cosa? Sei preparato? Ci okay. Proviamo. Dai Giulia, dai vai. Quale dei tre? Dai, vai. Allora, il programma della coalizione che sostiene il candidato sindaco Angelo Palmisano è un programma con un filo rosso, con un leitmotiv, quello di avere come obiettivo ultimo l'innovazione aperta. Cos'è l'innovazione aperta? L'innovazione aperta è una filosofia, un modo di fare pubblica amministrazione che si basa in particolare su tre punti: l'avvicinare i cittadini, la società civile alla macchina amministrativa, quindi avvicinare la società civile alla pubblica amministrazione e facilitare la comunicazione tra le due parti, la digitalizzazione e la semplificazione della burocrazia che in Italia, come tutti noi sappiamo, è uno dei più grandi problemi e uno dei freni più grandi che abbiamo. Immaginiamo in un comune di quasi 20.000 abitanti. E al terzo punto l'innovazione aperta ha come obiettivo primario e fondamentale l'inclusione sociale. Come diceva giustamente il candidato intermite, Ceglie non è solo il centro storico, credo che le amministrazioni Caroli lo abbiano dimostrato, avendo come obiettivi la valorizzazione e la riqualificazione di determinati quartieri, soprattutto più periferici e soprattutto nelle campagne. Punto finale, mi rivolgo alla chicca che dava il direttore Monaco sulla raccolta differenziata. La raccolta differenziata è un problema che attanaglia tutta l'Italia intera, dalle Alpi fino alla Sicilia. Ci sono poche realtà che riescono ad essere produttive sulla raccolta differenziata e proficue. Cosa manca? Vedo che ho solo 10 secondi. Manca una formazione, una sensibilizzazione che è stata portata avanti in questa nelle scorse amministrazioni e verrà ancora più valorizzata e promossa. Grazie Giovanni Luigi. Andiamo avanti. Stessa domanda a Luciana Gioia. In sintesi, il programma della vostra coalizione. Abbiamo lavorato
dedicato duramente a un programma che riteniamo reale, fattibile e attuabile prima di tutto. Prevede progetti a breve e a lungo termine. Ha visto la partecipazione di tutti i candidati nonché dei cittadini e ai tavoli programmatici, tecnici e qualificati. Per ogni argomento abbiamo individuato delle criticità, che c'è chi l'ha fatto da tecnico, chi da magari da cittadino, da lavoratore dipendente, ognuno di noi ha dato la propria opinione e quelle criticità abbiamo individuato gli strumenti per affrontarle e abbiamo voluto fortemente metterli nel programma a dare carattere di ufficialità. E noi ci teniamo molto a ridare al cittadino il ruolo di parte attiva e il cittadino deve diventare il referente principale del comune, deve poter interagire. Durante la campagna elettorale abbiamo cercato ovviamente di coinvolgere i cittadini e diventerà per noi una regola, creeremo i comitati di quartiere che a loro volta eleggeranno un rappresentante. I comitati di quartiere avranno un rapporto diretto con il sindaco, la giunta, chi avrà eventuali deleghe, per un confronto diretto, per eventuali idee, anche critiche, per individuare magari delle migliorie da apportare. Ceglie e centro, ma è anche periferia. Abbiamo una periferia molto grande, io per prima ho abitato per 20 anni in una periferia e tante volte non è parte integrante del centro abitato, viene concepita come un'entità a parte, come quella che viene definita una unità abitativa. Noi vogliamo ripartire da lì, quindi con il coinvolgimento diretto dei cittadini, vogliamo ovviamente... Mi dispiace, par condicio. Se qualcuno di loro sarà cavaliere e ti cede qualche secondo dopo, vediamo. No, okay. Recuperiamo dopo. No, no, Vincenzo, sei col microfono, pensavo di sì. Vincenzo, intermita. Allora, il programma che noi abbiamo sviluppato è dato appunto da punti tematici. Questi punti tematici però si incastrano tra di loro. Che cosa voglio dire? Ambiente, sociale, cultura, turismo, si incastrano. Come vi ho fatto vedere prima, abbiamo la mappa. Quello che noi abbiamo fatto è aprire appunto la mappa, vedere quali sono le esigenze del territorio. Un buon amministratore deve conoscere le contrade, deve conoscere il centro storico, ma deve conoscere le periferie. Abbiamo un'idea di inclusione sociale delle periferie. Le periferie non sono periferie, ma sono appunto piccoli hub che si devono connettere appunto con quello che è il tessuto cittadino. Vi faccio un esempio, abbiamo alcune zone come la 167, zona Insarti, che molti conosceranno, quella non è una periferia, quello è un motore di sviluppo, perché abbiamo a destra una delle ultime testimonianze, che è uno dei temi che più mi sta a cuore, è quello ambientale, che è il bosco Insarti, il bosco pieno di roverelle e lecci, e dopo vi dirò anche perché. D'altra parte abbiamo una delle zone archeologiche più importanti di Celia. Quello è un polo culturale, associato al polo culturale, al polo museale che noi abbiamo. Celia ha una collezione nel suo museo archeologico, nessuno sa, ha una collezione di reperti e asce invidiabile. Quindi tutta la parte del comparto culturale può diventare sviluppo economico. Questo sviluppo economico può entrare anche nel sociale. Un'amministrazione non può dare posti di lavoro, ma può creare presupposti per i posti di lavoro. Parliamo di turismo, tutti parlano di turismo, non possiamo campare solo di turismo 365 giorni all'anno, però possiamo creare i presupposti perché Celia, che si trova Valle d'Itria, Alto Salento e Bassa Murgia, siamo unici, può diventare veramente, grazie alle sue radici, lo ripeto, veramente un punto di riferimento come lo è. La stessa cosa può essere implementata nel sociale. Tutte quelle strutture che devono essere recuperate, che ci sono già, bisogna mettere all'interno dei progetti dove appunto i ragazzi li possiamo tirare fuori dalle strade e possiamo addirittura metterli là dentro per farli studiare o fargli fare dei corsi di musica e quant'altro. Sei stato bravissimo, hai 13 secondi che puoi utilizzare come vuoi, anche a casa se vuoi. Andiamo avanti con Daniele Verusio, stessa domanda, in sintesi programma della tua coalizione. Sì, allora il primo obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo cominciato a definire i punti programmatici è stato quello di distinguere chiaramente tra la gestione ordinaria e la gestione straordinaria.
La gestione ordinaria è anche ricordarsi di tagliare l'erba alla Foggia Vetere, dove non perché c'è la commissaria, ma che accadeva di distrarsi o dimenticare. Faccio ovviamente sulla gestione ordinaria, per me è anche la nettezza urbana, perché se Ceglie dopo 10 anni ancora il 50% e tutti gli altri paesi intorno, gli altri 5, sono saliti oltre il 65%, vuol dire che i cittadini pagano meno tasse. Ma questo che cosa vuol dire? Che i cittadini sono sporcaccioni? Io non credo. Io credo che non c'è stata una gestione corretta dell'appalto o non c'è una gestione corretta del contratto. Delle due, non si scappa, non può essere che siano i ceglesi sporcaccioni e che abbiamo ormai, questa è la situazione in cui viviamo. È inutile dire, fare gli esempi, tanto tutti quanti andiamo sui social a vedere le foto nelle campagne, gli ammassi di rifiuti che ci sono e quello che accade. Detto questo, che passerei alla parte straordinaria, o meglio, a quello che può essere innovazione a Ceglie, che noi abbiamo lanciato il distretto rurale, e oggi tutti parlano di agricoltura, e ci fa piacere che ci vengano dietro, che abbiamo dettato l'agenda, come si dice. Vogliamo anche provare a fare innovazione culturale. È capitato nella gestione passata di aver visto Caparezza in una cassa armonica, straordinario, strepitoso. Il giorno dopo non c'era più nulla, cioè l'evento in sé che racconta solo quella cosa probabilmente non arricchisce molto. L'abbiamo visto a Melpignano con la Notte della Taranta, che è diventato un evento mondiale, ma anche solo a Locorotondo con il Festival Loci. E quindi fare innovazione culturale non vuol dire aver fatto una serata. E poi abbiamo immaginato anche il distretto urbano commerciale. Che cosa si intende per quello? Cioè oggi io ho chiesto ultimamente ad alcuni ristoratori, ma che vi ha fatto? Che delibera ricordate? Purtroppo ti devo... Perfetto. Sempre con la suspense. Non se la ricordavano la delibera. Il notaio proprio preciso, guarda attentamente. Poi c'è anche Rocco col microfono. No, io non sto guardando proprio il tempo. Quello che invece vedo è un commento che arriva sui social. Mi fa piacere, da un ex politico, e dice da un ex, non vi dirò di quale partito, poi ve ne andate a scoprire voi. Il dato positivo è senz'altro la chiarezza espositiva di tutti i presenti. Ecco, questo è molto dato di fa. Questa è molto bella. E a proposito, sempre per le famose chicche, come abbiamo parlato della spazzatura, gli amici che ci seguono, io prima di parlarvi dell'altra chicca, chiamiamola così, io vi ricordo la famosa mascherina, perché oggi il dato della Regione Puglia, 150 casi positivi in Puglia, tra l'altro anche a Ceglie c'è 1 o 2 casi positivi, quindi non stiamo a scherzare. Manifestazione e eventi, la città in questi anni spendeva circa 400-500 mila euro all'anno. Voi che state da casa, il giudizio, se l'amministrazione su un bilancio di 15 milioni di euro circa ne spende 500 mila euro l'estate, a voi il giudizio, se è positivo e negativo. Io avrei terminato con quest'altra chicca. Sì. Cioè, il giro l'abbiamo completato. Sì, io direi che essendo già le 7:10, sì, perché allora, facciamo... Ecco qua. Ci arriviamo subito. Manca tu. Scusami, perdonami. Non succede niente. Perdonami. Per carità. Ti diamo 5 secondi in più. Chiedo scusa. Stessa domanda. In sintesi, programma il tuo candidato. 2 minuti e 5 secondi. Gioia. Ma ci mancherebbe altro, non ci sono assolutamente problemi, siccome no. Allora, innanzitutto ci siamo prefissati di capire lo stato adesso qual è lo stato dell'arte, della situazione amministrativa a Ceglie, perché dopo purtroppo è stata commissariata, quindi dobbiamo capire in che situazione si trova l'amministrazione a Ceglie e da dove ripartire. Ripartire dai punti essenziali, ripartire da riqualificazione urbana, ripartire da quella che è la tutela del patrimonio, ripartire da quella che diciamo l'attenzione principale, il turismo, la gastronomia,
Quindi essere molto vicini anche ai privati che hanno in questi anni hanno investito molto, nelle strutture ricettive, quindi un'amministrazione che sia molto vicina quindi agli investimenti che questi privati hanno fatto. Quindi poi anche un'altra cosa molto importante che ci siamo prefissati sarà quella di una riqualificazione specialmente e un'attenzione particolare, perché non solo che ce l'hanno chiesto, ma ormai è sotto gli occhi di tutti della zona industriale da anni abbandonata, completamente abbandonata. Io quando mi reco, perché sinceramente ho iniziato la mia esperienza lavorativa facendo il portalettere, quindi conosco benissimo quelle zone. Da quando ho iniziato a fare il portalettere ad oggi ho visto solamente peggioramenti di quella zona, mai un intervento, mai un'opera migliorativa. Quindi massima attenzione, ci siamo prefissati, e massimo impegno per riqualificare quest'area. Poi anche ogni angolo del paese deve essere curato nei minimi particolari e una massima attenzione, anche se è stato anche esposto dagli altri ospiti, alle periferie, specialmente anche nel periodo estivo, dove saranno anche interessate, come è stato fatto anche con precedenti amministrazioni, con eventi che non devono essere magari solamente eventi svolti nel centro, ma anche eventi che interessino anche le periferie, per dare loro la possibilità di partecipare e una vita più attiva a quella che è la vita estiva, appunto, più vissuta. Va bene, io ti ringrazio. Scusa, sì, un attimo, Rocco, mi piaceva sottolineare una cosa. Io sono, come si può dire, straniero, essendo di Martina, quindi vivo di riflesso la vostra campagna elettorale. Noto però con piacere che c'è molto fire play tra voi, quindi questa è una cosa positiva, cioè di esprime politici di livello nazionale, e probabilmente c'è un background interessante. So che Rocco ci deve dire qualcosa. Come testata giornalistica di Video M Italia, abbiamo deciso che faremo ancora come testata giornalistica, oltre chiaramente chi vuole il comizio, la ripresa, la diretta Facebook. Noi abbiamo mandato l'offerta a tutti i candidati sindaci, e quindi conoscete tutto quanto, chi è interessato. Ma come testata giornalistica noi faremo ancora due incontri. Abbiamo deciso di non fare un confronto a 5, perché di confronto a 5 ce ne saranno in questi giorni altri organizzati, e quindi ripeterlo non si, no. Invece noi abbiamo deciso praticamente di fare due puntate. La prima volta verranno tre candidati sindaci e la seconda volta verranno altri due candidati sindaci. Poi ancora faremo ancora un'altra trasmissione, sempre dalla testata giornalistica, perché vogliamo capire perché è caduto Luigi Caroli da candidato sindaco, e questo ce lo dovete spiegare un attimino, insomma. E quindi inviteremo la parte di Luigi Caroli, chi sosteneva Luigi Caroli, e l'altra parte chi ha fatto cadere Luigi Caroli, perché la gente deve sapere, perché ci sono 20.000 persone che devono essere chiaramente informate. Allora, io prima, attenzione alla regia, io ho consegnato 5 buste bianche alla presenza di tutti quanti gli ospiti in studio a gestire questa, la chiusa. Giusi, puoi venire da me, grazie. Luciano, scusami, ecco, le buste sono chiuse, facciamo in questo modo qua. Vedremo un attimino i primi tre e poi a seguire gli altri due. Ripeto ancora, ci sarà ancora un'altra trasmissione per capire le ragioni perché è caduto Luigi Caroli, perché lo vogliamo capire. E allora vieni giù, per favore. Quello che stiamo facendo, un attimo spieghiamolo. Scusami. All'interno di queste buste c'è un nominativo, c'è il nome dei candidati sindaci. Noi Video M farà due trasmissioni, due confronti, prima con tre candidati e poi con due candidati. Stiamo affidando alla sorte, giusto? Quindi saremo tipo semifinali e finali. Dai, Gioia, decidi la sorte. Allora, prima trasmissione, bene, vediamo un attimino. Tutto tranquillo, tutto sereno, perfetto, trasparente? Sempre la trasparenza? Sempre. Si parla tanto di trasparenza, primo posto, Loco Rotondo, eccolo qua. Francesco Locorotondo.
Avanti, vai. Prego. Bene, seconda busta. Vi ricordate a Ceglie prima c'era uno? Prendete la busta 1, la busta 2. Sì, sì, vabbè, lo conosciamo. Lo ricordate, no? È storico a Ceglie durante quelle belle serate d'estate. Come no? Quelle belle piccoli candidati, cioè secondo insieme a Locorotondo. Prego. Avanti. C'era i Chelsea adesso. Resta. Allora, Locorotondo, piccoli e resta. Chiaramente, prima trasmissione, seconda trasmissione, Vitale e Palmisano. Sarà una bella sfida, uno è avvocato e l'altro è stato vice sindaco di Ceglie, come sarà una bella sfida fra Resta, Locorotondo e Piccoli, perché poi alla fine, cari amici, dopo il 21 e il 22, capiremo anche che cosa succederà a Ceglie. Ci saranno alleanze, non ci saranno alleanze, annunceranno le squadre, perché noi cercheremo di insieme alla coalizione di capire anche le squadre. Ce l'avranno questo coraggio? Lo scopriremo se ci sarà un eventuale ballottaggio. Io avrei terminato. Grazie Rocco, credo che i confronti siano abbastanza equilibrati, mi sembra di capire che la sorte è stata magnanima. Io avrei una domanda, visto che abbiamo parlato di, voglio dire, il fatto che comunque Ceglie esprime un ministro ma anche un portavoce di governo, quindi in qualche maniera voi sicuramente sarete preparati sulla politica nazionale. E siccome il 21 si vota anche per il referendum, io volevo chiedere quali sono le vostre posizioni, quindi magari facciamo un giro veloce iniziando da Luciana, senza magari non utilizzare tutti e due i minuti, anche perché abbiamo i tempi. Sì, poi abbiamo la domanda fine di Rocco, che è la più difficile. Abbiamo una posizione sul referendum? Sì, no, forse? No, in momento ok no. Quindi... grazie. Quindi tu per il prossimo giro hai un minuto in più, direi, okay, per da dire le cose. Non era un argomento che avevo preventivato. Ok, grazie. Prego. Assolutamente non sono d'accordo al taglio dei parlamentari, perché sì, è una scusa per... allora, io penso che chi lavora debba comunque percepire uno stipendio. Siamo d'accordo che molti stipendi, soprattutto quelli dei parlamentari, vanno ridimensionati, ma a discapito della democrazia questo no. Ci sono regioni con il taglio dei parlamentari, come l'Umbria, come la Basilicata soprattutto, e regioni più piccole, dove assolutamente viene a mancare quella che è la rappresentanza politica. Quindi assolutamente non sono d'accordo, anzi io penserei più che tagliare i parlamentari ad un'ottimizzazione di quella che è il ruolo dei parlamentari. Non possiamo prescindere da questo, perché ci sono argomenti che devono essere votati democraticamente, come la nostra Costituzione dice e come il nostro governo deve fare. Quindi assolutamente non sono d'accordo, ripeto, al taglio dei parlamentari. E quello che più penserei come governo, dal mio piccolo, soprattutto vivendo in una diciamo, comunità come quella che Ceglie, di ottimizzare e pensare più alle comunità, pensare più al mezzogiorno, ma non come si è fatto in questi anni, o la famosa cassa del mezzogiorno, tutto quello che noi conosciamo, ma ad ottimizzare le risorse. Non si può più pensare che questo è il mezzogiorno d'Italia. Come abbiamo detto prima, anche nel programma che noi abbiamo, quello che noi dobbiamo valorizzare è appunto il senso di comunità, sono le nostre radici e la nostra valorizzazione del territorio, che ormai tutti dicono valorizzazione del territorio, ma forse viene anche un po' svenduta. Non è quello. Grazie candidato, perché il timer è partito un po' dopo, quindi okay, ti devo interrompere. No, va bene, Daniele Verruso invece sul referendum, se hai una posizione, se sì o no. Come no? Ho un'idea, che è quella che la quantità e la qualità dovrebbero andare d'accordo, ma nel nostro caso abbiamo avuto pessimi esempi negli ultimi anni. Pessima qualità e con tanta quantità. Il problema è sempre lo stesso, se puoi anche tagliare il numero dei parlamentari, puoi anche ridurre per avere una sola Camera, ma se non hai una bella legge elettorale che funziona, che rappresenti poi le necessità, cioè il volere del popolo italiano, che ancora avrà qualche diritto, rischi di tagliare e comunque, visto che la qualità peggiora sempre di anno in anno, averne un doppio effetto negativo. Era tra i patti, quelli che così si dicono tra politici, ma sembra che sia una cosa difficile da mantenere i patti, quella di rifare la legge elettorale.
Vogliamo migliorare l'efficienza, devi cambiare i regolamenti parlamentari. Non puoi immaginare di tagliare sic et simpliciter un numero di parlamentari, non perché a me piacciono più parlamentari o prendono, guadagnano troppo, guadagnano meno. A me interessa che le cose funzionino, ma se quella è la riforma, allora possiamo fare tutti, le riforme costituzionali le possiamo fare tutti, ma non è così. Questa è per questo io trovo questa falsa riforma è una truffa ai danni di tutti i cittadini italiani, per cui sono assolutamente per il no. Grazie, grazie Daniele. Antonio Gioia. Faccio al discorso di Daniele, sono pienamente d'accordo sul fatto della riforma elettorale, quindi o sì o no o sì al suo punto, giustamente se non viene fatta una riforma elettorale è inutile fare questo taglio dei parlamentari che poi non ne va a discapito anche della rappresentanza del territorio, specialmente qui nel Mezzogiorno, perché noi abbiamo molto bisogno di rappresentanza e di una rappresentanza di qualità. Quindi siamo per un secco no. Grazie. Preciso, conciso. Giovanni Luigi Gioia. Grazie. Il referendum è, a mio parere, la massima espressione del cittadino all'interno della Repubblica, all'interno della cosa pubblica. Ora, pensandoci, ricordavo proprio come una tra le prime donne di cui ricordiamo l'anniversario, il centesimo anniversario dalla nascita, Nilde Iotti, nei discorsi di Piombino affermò la necessità, già molti decenni fa, la necessità di un superamento del bicameralismo perfetto. Personalmente, già durante il referendum costituzionale di Matteo Renzi, ero a favore del sì, perché credo, così come credeva Laiotti, credo in un superamento, in un miglioramento della macchina che si muove all'interno del palazzo di Montecitorio, del palazzo Madama, ma ritengo inutile e obsoleto l'esistenza di due camere del meccanismo alla vetta. Detto questo, tuttavia, durante e in occasione di questo referendum, come già hanno espresso i miei colleghi, non posso che votare no, perché non si può essere, non si può scrivere una modifica così forte all'interno del dettato costituzionale senza allegarci una legge elettorale forte che sostenga in primis la rappresentatività. In provincia di Brindisi, come nelle piccole province, saremmo tagliati dalla rappresentatività. Il mio personale parere è no. Beh, io direi grazie a tutti. Come? Ma facciamo decidere a lei se... Se vuole aggiungere qualcosa. No, aveva detto che non si è espresso. No, per me va bene. Pensava di dover rispondere, invece forse... No, ovviamente da argomentare, ma era un no. Quindi non lo ritengo opportuno, un no che non è, infatti. Stiamo avanti, Luca, devono capire di politica locale e anche, come dire, capire il pensiero. Non è successo niente. Ragazzi, se ci sono degli ospiti che vogliono intervenire. Comune di Ciglia Messapica spende 2.800.000 euro all'anno per le spese di personale. Sei aree, ci sono sei, non sono dirigenti ma sono funzionari. Io ho sentito nei vostri programmi digitalizzazione della macchina, tutti parlano di digitalizzazione, qua purtroppo stiamo ancora, mi assumo la responsabilità di quello che dico, che non rispondono nemmeno alle PEC, perché gli amici di Ciglia devono sapere che personalmente, come testata giornalistica, sempre ai fini della trasparenza, abbiamo chiesto al Comune di Ciglia Messapica, al responsabile dell'ufficio elettorale e al commissario con la PEC, di dirci: cari signori, per favore, siccome dobbiamo andare ufficialmente, che ce lo impone l'autorità per le garanzie delle comunicazioni ufficiali,
cortesemente ci volete dare i nominativi dei referenti per le liste? Figurati, PEC certificata al comune di Ciglia Messapica, e spero che questo andazzo finisca quanto prima, perché non è possibile. Io ho fatto una PEC per queste, diciamo, per una cosa importante, ma c'è gente che scrive anche per cose più importanti delle nostre, e non vorrei che queste cose accadessero più nel 2020, dove si parla di digitalizzazione. Se poi ci dobbiamo riempire soltanto la bocca è un altro discorso. Io concluderei, e ringrazio ancora Massimiliano Martucci, direttore di Valle d'Itria News, sempre disponibile, abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione insieme. Ho voluto scegliere personalmente una persona fuori da Ciglia Messapica perché non volevo minimamente, però io una domanda ve la devo fare velocemente, sono due domande, però vi prego di rispondere in una domanda: che cosa, in caso di una vostra elezione, che cosa vi sentite di promettere ai ciliesi e cosa non vi sentite di promettere? Seconda domanda, sempre nella conclusione, è: in caso di ribaltoni, perché ribaltoni a Ciglia ne sono successi, la gente non ha capito niente, la domanda è questa: voi che cosa ne pensate dei ribaltoni? Rispondete. Iniziamo da Vincenzo, se non mi sbaglio, per il giro. Ok, quindi le due domande. Allora, promettere e non promettere. Purtroppo in campagna elettorale si promette tanto. Quello che mi sento di promettere io, Vincenzo, rappresentante della coalizione di Isabella Vitale, è sicuramente di portare avanti quello che è il programma di inclusione di tutta la città. Come abbiamo detto prima, le periferie, il centro storico, il sociale, l'ambiente, quella che è la macchina amministrativa. Faccio due passaggi veloci. Spazzatura. Sì, è vero, non è colpa dei ciliesi, e quindi dobbiamo sicuramente fare una buona campagna di comunicazione su come funziona la raccolta differenziata. Seconda cosa, se dobbiamo parlare di zona industriale, non prescinde dall'appunto digitalizzazione, implementazione delle strutture per attrarre appunto quelle che sono le aziende che vanno nella zona industriale. Snellire la macchina amministrativa, sì, ma come? Adeguando il personale. Se il personale non sa leggere una PEC o non sa usare il computer, oppure è in ritardo sui siti internet e roba varia, queste sono tutte azioni da fare nell'immediato. Questo mi sento di prometterlo, come mi sento di promettere una cura per l'ambiente e per il sociale, l'inclusione dei ragazzi negli spazi. Dobbiamo tirare i ragazzi fuori, dobbiamo tirare i ragazzi via dalle strade, gli dobbiamo dare un ruolo, non dobbiamo pensare solo alle eccellenze che vanno bene, ma dobbiamo pensare anche a chi ha sbagliato, gli dobbiamo dare una possibilità perché può essere una risorsa per tutta la comunità. Non mi sento di promettere ovviamente cose impromettibili, tipo, snellimento delle tasse, è da valutare, bisogna insediarsi, capire quali sono le risorse e che cosa abbiamo da fare. Rispondo alla seconda domanda. In caso di ribaltone, al momento non so rispondere perché non sappiamo che cosa succederà. Noi andiamo avanti come è successo, come pezzo della sinistra, avanti per la nostra strada. Sono io a chiedere due cose invece agli elettori, se mi permettete. Uno, se qualsiasi candidato vi viene a chiedere il voto, dovete pretendere da qualsiasi candidato, consigliere soprattutto, che conosca l'ABC del Consiglio Comunale. Che cos'è una delibera, che cos'è la differenza tra una determina, che cos'è un Consiglio Comunale, come si elegge, lo dovete pretendere. Seconda cosa, leggiamo tanti bei programmi e tante belle idee. Io sono uno che al di fuori dei programmi ho sempre... Ti devo i 10 interrompere. Secondi di prima li posso prendere? No. Va bene, lascio così. Daniele Verusio. Promettere. La promessa importante che si può fare è quella di dedicare il massimo impegno e le proprie capacità. E quella di stare attenti a evitare gli interessi personali, però ci sono anche cose che toccano nella vita di tutti i giorni. Faccio un esempio: quando si entra in una grande azienda, la prima cosa di cui si viene colpiti è la grande organizzazione, cioè si sa cosa fanno le persone, si sa quando lo devono fare, perché lo devono fare. Ecco, l'impressione che ho al comune di Ciglia, per esempio, e che ci sia un po' tutti famo tutto, siamo tutti capaci, aspetta che te serve, non funziona così secondo me.
Allora, rivedere l'organizzazione e dare i compiti coerenti permette poi anche di motivare il dipendente e quindi immaginare per esempio una premialità a chi ha fatto il proprio dovere. Cioè, se io ho detto al dipendente questo è il tuo ruolo, il tuo, e poi gli dico se l'hai fatto io ti premio anche. Non che in 10 anni non si è mai parlato di premialità o di motivazioni ai dipendenti. E poi è chiaro che se uno va là allo sportello e trova il dipendente completamente sfiduciato. Ma questo dovrebbe essere ordinario, invece il rischio è che diventi straordinario. Sì. Per correttezza di informazione ti devo dire che i capiaria, i dirigenti o i funzionari che essi che sono, ogni anno prendono il premio di produttività al Comune di Ceglie. Giusto per chiarezza nei confronti del cittadino. Ma se non c'è un'organizzazione... No, che prendano il premio, io lo capisco anche, che venga dato il premio. Guardi, il premio vuol dire efficienza, allora, però evidentemente sono sbagliati gli obiettivi. Ma se io non ho fatto una buona organizzazione, non ho definito bene gli obiettivi, e di quelli il cittadino dovrebbe chiedere conto, perché io mica voglio levare i soldi dalle tasche dei dirigenti o dalle tasche dei dipendenti, no, al contrario, voglio che quello che prendono sia meritato, perché è essenziale, perché se non funziona l'ufficio tecnico, non funziona un altro ufficio del comune, e c'è poco da fare, poi il cittadino ne paga le conseguenze. E questo potrebbe essere, ma io penso che sia ordinario, questo è il dramma. Poi è chiaro che non volendo fare promesse, eccetera, faccio per esempio, mi riferisco a quello che è l'arte del rammendo. Cioè, qui sembra che dobbiamo stravolgere Ceglie, no, io non stravolgo. Hai io 10 prendo, secondi. Lo so. Vabbè, avremo come principio per me l'arte del rammendo e la dignità. E qui mi fermo. Grazie. Grazie a voi. Grazie Daniele. Antonio Gioia. Diciamo, una parola abbastanza grossa, però io ho sempre sostenuto una tesi che quando si presenta un programma alla città è come quando è un contratto, è un contratto che bisogna rispettare in tutti i suoi punti, cosa che nella passata amministrazione non ho visto. Quindi la priorità è quella di portare a termine le opere lasciate incompiute. Perché? Perché in politica, secondo me, un'opera lasciata incompiuta, un'opera lasciata abbandonata, non è altro che una sconfitta della politica, è una sconfitta di tutti. Quindi bisogna portare a termine e riqualificare, riprendere tutti i discorsi che sono stati abbandonati, lasciati lì, vedi scuola di gastronomia, vedi cimitero, vedi castello, solo promesse. Addirittura un'imbracatura che il nolo costa di più di quanto acquistarla. Quindi portare primariamente a termine quelle opere che sono state, campo sportivo lasciato lì a metà, portare a termine quelle opere, innalzare il non giustamente stravolgere, qualità della vita, rivedere un attimo anche la situazione, io la ritengo molto primaria perché la vivo in prima persona, della ZTL, perché la via principale che porta in piazza l'estate è diventata qualcosa di invivibile, via 20 settembre, e abbiamo sempre suggerito, anche personalmente, all'ex sindaco di rivederla, di anticiparla con angolo via Lalia, angolo via Marconi, in modo da non intasare, perché purtroppo i forestieri arrivano prima di Largo Sanna, non sanno dove andare, restano imbottigliati, anche mezzi di soccorso compresi. Una maggiore presenza anche del controllo del centro da parte dei vigili urbani, specialmente nel periodo estivo, ahimè, anche perché non assumere vigili a tempo determinato nel periodo estivo, quindi una migliore qualità della vita, specialmente nei periodi clou dell'estate. Precisissimo, grazie. Giovanni Luigi Gioia. Grazie. Parto dal principio fondamentale della buona politica. Mi hanno insegnato che promettere senza avere le risorse da giovanissimo economista è alquanto banale e fraudolento nei confronti dei cittadini.
Si parla e si aprirà dal 2021 una stagione in cui in questa città arriveranno talmente tante risorse che forse non si vedono dal secondo dopoguerra in Italia. E sentire candidati che parlano di progetti spot, perché si tratta di progetti spot, di progetti che durano un anno e non di progetti lungimiranti, di progetti ambiziosi, mi lascia un attimo perplesso. Prometto di essere, in quanto la domanda si rivolgeva alla persona, prometto di essere me stesso, prometto di essere il ragazzo, il giovane uomo caparbio, il giovane uomo quasi a volte testardo e di essere sempre più ambizioso di coloro che sono di fronte a me in Consiglio Comunale, quindi dell'opposizione. Prometto di essere in una squadra forte e coesa in caso di vittoria del candidato Palmisano e prometto di portare a termine i progetti che sono presenti nel programma, così come è avvenuto per la scorsa consigliatura, perché non dimentichiamolo, nella scorsa consigliatura circa il 90% dei progetti presenti all'interno del programma elettorale sono stati portati a termine. Il candidato del sindaco Locorotondo prima ha, forse in un lapsus freudiano, usato la frase purtroppo Celli è stata commissariata. Vorrei ricordarle che proprio il candidato sindaco che lei appoggia in questo momento ha portato il Celli al commissariamento insieme a tante altre figure di spicco. Grazie. Ora non ricordi, Locorotondo era già all'opposizione. Sì, grazie. Parlavamo proprio dell'opposizione. Chiudiamo con Luciana Gioia, a cui chiedo se vuole utilizzare quel minuto in più che non ho utilizzato. Quindi sono 3 minuti, io chiedo alla regia se può preparare il timer con 3 minuti, dateci un attimo soltanto che ci prepariamo. Peccato interrompere il vostro dibattito adesso. Allora, nell'attesa che preparano il tempo, diamo un'altra chicca. Il comune di Ceglie Messapica spende, determina dell'altro giorno pubblicato sul sito, tra l'altro partirà una trasmissione che faremo con la nuova amministrazione, è quello di leggere l'albo pretorio, perché tanti cittadini non sanno nemmeno dell'esistenza dell'albo pretorio. Noi faremo una trasmissione settimanale e spiegheremo un attimino le determine dell'albo pretorio. Scusate un attimo. Volevo dire, giusto sempre per quelle famose pillole di spese, sapete i famosi fotored? Quei fotored, ce ne sono 4 a Ceglie Messapica installati ai semafori. Bene, dovete sapere che è stata pubblicata una determina dove praticamente quel servizio costa all'anno 120.000 euro per la notifica praticamente dei verbali, e a quanto mi diceva qualcheduno praticamente pare che a chi viene contestata la contravenzione pare che paghi anche le spese della notifica. In più 40.000 euro all'anno costa il noleggio di quelle 4 casse in ferro che vedete con l'apparecchiatura dentro, quindi sono 160.000 euro all'anno. Questa è un'altra spesa della città, perché parecchie persone sicuramente saranno felice di queste macchine fotored, e quindi 160.000 euro all'anno, ripeto, che vengono spese, determina dell'altro giorno, sono state liquidate 120.000 euro a questa ditta più 40.000 euro per il costo di gestione. Ma quanto costano queste cose, queste scatolette? Bene, scusate. E chissà quanto fanno guadagnare. Siamo pronti con i 3 minuti? Ok. Bene. Luciana Gioia, grazie. Chiudiamo con te. Va bene. Allora, promettiamo di mettere in pratica il programma elettorale, nulla di più. Abbiamo già detto prima che ci teniamo particolarmente al coinvolgimento dei cittadini, quindi comitati di quartiere, di qualificare e rendere parte integrante le periferie, rivedere, di qualificare alcune aree ad oggi abbandonate. Vogliamo inoltre rivedere, divisionare il PUG, e per noi credo il PUG è un volano per l'economia, riattivare l'ufficio tecnico del comune,
porterà a degli introiti, ovviamente ripartire dall'edilizia farà attivare un procedimento a catena, perché vuol dire ripartire con il lavoro di tecnici, operai, manutentori, falegnami. È da qui che vogliamo ripartire. Un comune, un buon sindaco deve creare delle opportunità di lavoro, non deve promettere il lavoro. Quello compete, credo, all'ufficio di collegamento, al centro, il nuovo centro per l'impiego. Quindi vogliamo mettere in pratica tutto ciò, vogliamo veicolare i fondi europei, eventuali fondi anche ovviamente regionali. Puntiamo molto alle energie rinnovabili per gli uffici, per i locali di proprietà, degli immobili di proprietà del comune, ove ovviamente non abbiamo dei vincoli. Punteremo alla pannelli fotovoltaici, quindi punteremo a energie rinnovabili e anche lì vogliamo mirare a veicolare fondi europei. Per quanto riguarda la differenziata, anche lì vogliamo implementare il porta a porta anche nell'agro, vogliamo maggiori controlli e punire anche chi magari non rispetta le norme, con l'intento di ridurre ovviamente la quota pro capite, che ad oggi purtroppo è molto alta, perché c'è lì un dato di fatto. Diciamo ai fanalini di coda per quanto riguarda la raccolta. Vogliamo digitalizzare, lo prevede la legge, la 445 del 2000, quindi ci limiteremo a mettere in atto quello che la legge ovviamente già dice. Vogliamo creare uno sportello del cittadino, dove ovviamente il cittadino potrà andare a chiedere un certificato, un documento, e vogliamo farlo anche ampliando gli orari, ecco, di apertura degli uffici comunali. E lo trovo ad oggi, a quanto riguarda, ridicolo dover a volte richiedere un permesso di lavoro per poter richiedere magari un certificato, perché il comune è aperto praticamente unicamente di mattina, tranne ovviamente un pomeriggio, il martedì pomeriggio. Quindi vogliamo andare davvero incontro ai cittadini, lo faremo anche fornendo aiuti. Noi veniamo fuori da un periodo ovviamente non facile, la prima pandemia dopo il dopoguerra, e che ci ha magari un po' ribaltato le priorità e ci ha fatto trovare anche un po' fragili alcune famiglie. Ovviamente dobbiamo... Ti devo interrompere. Mi dispiace, siamo stati, come si può dire, precisi con tutti, come dei sergenti di ferro, e quindi io vi ringrazio, Rocco. Sì, io adesso vi offrirò un bel caffè Guarini, leader distributore in tutta la Puglia di macchine da bar e così via. Ci prendiamo insieme un bel caffè. Ricordo agli amici che ci stanno seguendo, abbiamo fatto il sorteggio per chi si fosse collegato in questo momento, faremo un confronto a 3 più i 2, sono stati sorteggiati Resta, Locorotondo e Piccoli nel primo turno, secondo turno Palmisano e Vitale. Bene, io ringrazio Massimiliano, ringrazio te sempre, sei sempre gentilissimo, grazie, direttore di Valle d'Itria News, e ringrazio Antonio Gioia, ringrazio Giovanni Gioia, ringrazio Luciana Gioia, ringrazio Vincenzo Intermite e ringrazio Daniele Veruccio. Grazie a voi, grazie al pubblico, e vi ricordo l'appuntamento a ottobre, parleremo con l'Albo Pretorio in linea. Ogni settimana ci vedremo e leggeremo insieme le varie delibere e determine. Grazie per l'attenzione a tutti gli amici, stasera ore 21 in diretta in replica su Video M Italia e alle 23. Grazie a tutti quanti, grazie ancora Massimiliano, buona serata a tutti. Salve.